Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video ho affrontato il percorso innevato che mi ha portato a Nevepoli affrontando allenatori di tutti i tipi e adesso finalmente si va ad affrontare la palestra di Bianca. Quindi non perdiamo tempo, la squadra dovrebbe essere più che allenata. Sì. E questa palestra, come ho detto la scorsa volta, è un po' una fregatura. O meglio, nella versione 1.1 è una fregatura, mentre la versione che sto giocando io, la versione 1.1.2, non ha più la fregatura. Ma vi farò vedere una clip di uno streamer che ha approfittato della fregatura, giustamente. Tornando a noi. Ehi, ciao futuro campione, come te la passi? Hai visto le grosse palle di neve disseminate dappertutto? Devi scivolare sul ghiaccio con molto slancio per distruggerle. La capopalestra è un'esperta di Pokémon tipo ghiaccio. Cuocila a fuoco lento con le mostre tipo fuoco. In questa palestra ci vogliono sicurezza e concentrazione. Niente, lui sembra che sia tornato ad essere amichevole come lo era anche una volta. E mi chiedo se si possa effettivamente camminare in... praticamente c'era un metodo per... Sì, si può fare, ma non funziona. Nel senso, puoi camminare diagonalmente, ma non funziona. Intanto ci siamo imbattuti nel primo fantallenatore. Noi di Nevepoli lottiamo giorno e notte tra bufera di neve. Ti dimostreremo quanto siamo diventati forti. Ma voi siete i minion della capopalestra, quindi non mi interessate minimamente. Io voglio affrontare solo Bianca. Qui quello forte sei tu, cioè io, certo. Non si può camminare in diagonale, peccato. Vabbè, distruggiamo un altro po' di palle di neve, no? Tanto che ci stiamo. Distruggiamo anche queste, vai. Ah, tra l'altro qui ci si potrebbe anche softlockare. Secondo le grandi menti che hanno partorito il softlock. Nel senso, il softlock, ragazzi, si può effettuare compiendo dei passaggi che non hanno alcun motivo di esistere. Come l'hanno scoperto? Perché quelle persone che riescono a fare softlock sono le stesse che scoprono i glitch premendo tasti a caso. Non ci dormono probabilmente. Allora, qua non è che bisogni affrontare tutti quanti gli allenatori, ma insomma, qua si va qui, certo, bene, poi da qui si fa così. Da qui no, dovrei affrontare questo tizio. Non ne sono sicuro. È un po' strano questo puzzle, eh. Se non sbaglio è da qui, poi da qui e si rompe anche questa. Bene. Poi devo arrivare dall'altra parte, giusto? Ok, quindi andando di qua e poi così e scendendo qui. Proseguiamo. Yeah. E ora? Allora, fammi un attimo ragionare. Devo arrivare lì sopra, no? In qualche modo. Oddio, non è neanche necessario farla tutta. Lui ce la farà. Contro Snover, sì. Perfetto, eccoci qui allora. Vuoi sfidarmi? Perfetto. Stavo aspettando qualcuno di abile. Ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Pokémon, moda, amore. È tutta una questione di concentrazione. Ti mostrerò cosa intendo. Preparati a perdere. Dimostramelo con l'amore che è più divertente. Manda in campo Wichu Wichu! È Snover, come ovviamente ho predictato. Beh, era ovvio che mandasse Snover. Lo ricordavo. Comunque, potrei settare accumulo e poi spaccarla di palle ombra. Però è già lo scheggia, che ha un danno fisico. Provo. Non ha parassiseme, vero? Ha sicuramente già lo scheggia. Scommettiamo? Guarda. Cioè, non già lo scheggia, voglio dire... Una... Sì, ce l'ha! Però voglio dire anche attacchi neve. Ok? Non possiamo ridurre le statistiche.
Ma posso sempre aumentare le mie. Accumulo 2, accumulo 3 non esiste. Si possono fare 3 accumuli, no? Slavina è speciale? No, Slavina è fisica, non speciale. Ah, brutto colpo, cavolo. Ecco perché. Vabbè, non ha. Forse già lo scheggia. Fregato. Ma sono scomparso nell'oblio. Come fa a prendermi? Io devo parlare con Game Freak e dire, ragazzi, cioè, fate le cose fatte bene però per le mosse. Vabbè. Ci ho provato con Elzi 129. Non è ancora pronto. Mando Acti che facciamo beccata. Ancora beccata. Però dovrebbe essere sufficiente. Sì, a voglia. Mo però devo mandare per forza Anasia, voglio dire. Anasia. È Anasia. Oddio, anche Mint non sarebbe male. Mando Mint, lei ora manda Sneasel. Pensavo avesse un Weavile. Ha una Bomasno. Ah, Froslass c'ha poi. Froslass, sì. Vabbè, doppio calcio che gli facciamo 4 volte il danno. Ma la bacca che riduce il danno. Fregato. Chi mandi? Chi mandi? Manda Froslass ora, vero? Medicham? Una Froslass. Medicham, il famosissimo Pokémon ghiaccio, no? Tutti lo conosciamo. Vabbè. Però vedi, lei è stata furba. Non ha scambiato il suo Medicham con la ragazza che voleva scambiare Haunter. Oddio, potrei anche settare qui. Però vado il terremoto. Voglio farlo fuori. Bene, bene. Bene. Non so perché. Perché abbia Medicham, ma non mi ricordavo avesse Medicham addirittura. Ero convinto fosse Froslass. Il mio ultimo Pokémon ti farà rimanere di ghiaccio. Perché non ha Froslass lei? Convintissimo che avesse Froslass, non so perché non giunge là. Allora, qui la cosa è molto brutta. Te lo meriti. Te lo meriti. Ha smesso anche di grandinare. Addirittura super congelamento! Tutto RNG! Tutto RNG! Bene, è giusto così. È giusto così però. Non doveva resistere a quella bora. Però ehi. Va bene. È giunto il momento. Da poco fa 4 perma, pugni calci pugni, dai, è bello. Pugni calci pugni, calci. Arte marziale mista. E a Bomasnow è andato KO. È durato di più il tempo che ci ho messo a fare puzzle che non a fare la lotta. Anasia vuole imparare acrobazia, cosa? Acrobatics? A posto di finto attacco, ma subito. Ma acrobazia spacca tutto, spacca. Bianca, è finita, che ti devo dire? Devo ammettere che mi ha colpito, potrei persino ammirarti un po'. Ma se vuoi. Acci picchia se sei forte. Hai tutto il mio rispetto. Con la tua concentrazione ci hai proprio sorpreso. Ah, dimenticavo, volevo darti questa. La medaglia ghiacciolo da Bianca. Con la medaglia di ghiacciolo che ti ho appena dato puoi usare la mossa MN Scaldaroccia dal tuo Pokécron. E tieni anche queste. Questa era la penultima medaglia della regione di Sinnoh. La MT-72 contiene la mossa Slavina. La potenza di questa mossa raddoppia se chi la usa subisce danni dagli attacchi nemici. Immagina quanta concentrazione serve per farla.
Pensi che dovrei comportarmi di più da capo palestra di tipo ghiaccio? Voglio dire, dovrei essere più fredda, distante? Non sono brava con queste cose. Tu sei calorosa. Fatti abbracciare, guascona. Guascona è femminile, si può dire guascone femminile. Ma ci picchia, Link, hai abbattuto la capo palestra. La tua concentrazione sarà trasmessa anche alla tua squadra. Chiama, vai a quel paese, vai, va. Oh, a questo punto si può usare la mossa scalaroccia e andare dal Pokémon del lago. Perfetto, entriamo. Allora ricordavo bene. C'era un punto in cui usare scalaroccia per salire sulla parete. Ma l'hanno tolta. Per quale ragione? Voglio dire, abbiamo... Tanto non ci si poteva entrare prima di ottenere la medaglia, no? Era chiuso il passaggio prima. Accidenti al Team Galassia. Come? Già finito? La tua squadra di Pokémon non è male, ma tu non vali una cicca. Credevi davvero di poter salvare il Pokémon del lago? E magari anche di diventare campione? Sì, continua a sognare, Poppante. Ma fa freddo qui. Torniamo al nostro covarrupepoli. Ci conosciamo, vero? Daivopoli, se non sbaglio. Ascolta, il Team Galassia ha in cantiere qualcosa di enorme per il bene di tutti. Per questo dovresti cercare di non metterti in mezzo. Non venire a piagnucolare per i poveri Pokémon o uno stupidaggine del genere. E non perdere tempo a venire al nostro covo a Rupepoli. Bene, ti saluto. Tilde. Sì, proprio così. Non sono riuscito a fare niente contro Team Galassia. Quel Pokémon, come si chiama? Uxie. Sembrava soffrire molto. Diventerò più forte. Non è questione di vincere o perdere. Devo assolutamente diventare più forte. Sì. Lo credo proprio, Barry. Quindi non devo andare al loro covo a Rupepoli. Va bene. Allora non ci andremo. Nel prossimo episodio, ragazzi, ragazze e amici non binari, vedremo cosa succede al covo di Rupepoli. Io ovviamente, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio. In descrizione ovviamente che vedrete anche qui a schermo i link per i social e magari iscrivetevi anche al canale che mi fate molto molto felice. Io come sempre vi do l'appuntamento quindi al prossimo episodio. Bye bye!